Carissima Raffaella, quasi 20 anni fa, quando la Provvidenza ti condusse a San Giovanni Rotondo, dichiarasti pubblicamente: «Io mi sto innamorando piano piano di Padre Pio», che a sua volta, in tempi ormai lontani, ebbe a dire: «Quando il Signore mi chiamerà, io gli dirò: Signore, io resto alla porta del paradiso, vi entro quando ho visto entrare l'ultimo dei miei figli». Così oggi mi piace immaginare che sia Lui, il nostro santo confratello, a riservarti una sorpresa, favorendo il ricongiungimento con i tuoi cari, in modo particolare con la tua mamma Iris, con l'amata nonna Andreina, di cui parlavi sempre con tanto affetto e riconoscenza, e con il caro fratello Renzo, che le tue preghiere non riuscirono a strappare a una prematura morte. La dignità ed il silenzio con cui hai voluto congedarti da noi ci conferma nei sentimenti di grande affetto, di stima e di gratitudine che oggi vogliamo ancora una volta manifestarti, insieme alla nostra profonda e sentita preghiera di suffragio per te, affidando le tue umane fragilità all'infinita misericordia di Dio, certi che il bene da te compiuto non resterà senza ricompensa. Vai in pace, Raffaella, goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo. Amen. Voglio in questo momento fare anche un annuncio. Raffaella è venuta a San Giovanni Rotondo non solo per impegni lavorativi, ma è stata diverse volte anche in forma privata. Ed è suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. Quindi, non appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio, l'urna di Raffaella farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario.